C'erano circa 200 cittadini ieri al Consiglio Comunale a Scicli durante la seduta straordinaria voluta dal sindaco Giovanni 25 che ha reso note le sue scelte sul governo della città. Prima le dimissioni dei due assessori Angelo Giallongo e Vincenzo Iurato, poi l'autosospensione dal PDL, dal sindaco e ieri l'azzeramento ufficiale della giunta. Una seduta a cui hanno partecipato 18 consiglieri su 20 e nessuno degli ex assessori. I nomi della giunta tecnica già confermati sono quelli degli ex assessori. Assessori Iurato, che è avvocato, e Giallongo, commercialista, della dottoressa Lilli Carbone e dell'ingegnere Eugenio Celestre. Punto interrogativo invece sul medico Giuseppe Verdieri. Le contestazioni dell'opposizione sono state più che forti. Il PD ha chiesto le dimissioni del sindaco e ha detto di essere già pronto a coalizzarsi con i moderati dell'UDC di Orazio Ragusa. Il Partito Democratico si è anche detto pronto di correre alle amministrative sin da adesso perché hanno i numeri. Il colpo di scena ieri è stata la reazione della maggioranza che ha sempre sostenuto il sindaco. PDL e UDC sono stati chiari, si sono opposti alla scelta del sindaco e li hanno già lasciato da solo. Il Partito Democratico, per bocca del capogruppo Giampaolo Aquilino, ha riferito che non ha senso formare una giunta tecnica con professionisti se questi sono già schierati politicamente. Infatti Carbone, Celestre e Giallongo sono nella linea del PDL, mentre Iurato e UDC hanno comunque avuto un curriculum politico. Il sindaco ieri non ha neanche reso noto il programma per la città con la nuova giunta che andrà a formarsi. Non ha senso, ha detto il PD, cambiare gli orchestranti quando la musica è la stessa.